tempo di bilanci e previsioni anche per il mondo delle criptovalute. Io ringrazio subito per essere qui con noi Ferdinando Ametrano, amministratore delegato di CECSIG e professore all'Università Milano Bicocca. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, nonostante gli alti e bassi, possiamo dire tutto sommato che è stato un anno positivo per il mondo delle criptovalute. Se andiamo a vedere la performance da inizio anno, la vediamo con la grafica in questo momento. Il Bitcoin di fatto si prepara a chiudere il 2021 con oltre 60 punti percentuali di rialzo, ma meglio del Bitcoin in realtà Ether, Binance e Solana. Nel 2021, tra l'altro, è diventato anche un po' più mainstream, soprattutto il Bitcoin, se pensiamo alle molte banche di Wall Street che si sono aperte agli investimenti in Bitcoin. C'è stato poi anche il debutto di Coinbase e l'approvazione del primo ETF sui futures del Bitcoin. Dunque, sempre più asset class e sempre più mainstream, è questa la direzione? Assolutamente sì, il consuntivo 2021 vede sostanzialmente il realizzarsi del sganciamento totale di Bitcoin e delle criptovalute come asset di investimento nel mondo della finanza americana. Oltre agli episodi che ha citato lei, direi che in generale anche gli eventi sistemici come il ban cinese, la proibizione delle attività in criptovalute in Cina, che non ha comportato alcuno scossone di mercato, e l'immediata reazione sia di Powell che di Gensler, che hanno dichiarato che invece non è prevista alcuna proibizione negli Stati Uniti, sicuramente hanno rafforzato la percezione di Bitcoin e delle cripto come uno strumento di investimento di medio-lungo periodo. Dunque, secondo lei non arriverà, come di fatto è successo in Cina, una stretta? Non mi riferisco ad una dichiarazione insomma di illegalità totale, ecco, delle attività in cripto, ma secondo lei il 2022 potrà essere l'anno insomma di una maggiore regolamentazione per il mondo delle criptovalute o no? E se sì, potrebbe anche essere positivo quasi paradossalmente per il settore? Sì, sarà senza dubbio un anno di maggiore regolamentazione, ma condivido il suo parere, sarà positivo. Intendiamoci, il regolatore americano ha messo nel suo mirino anzitutto due fenomeni, i cosiddetti stable coin per i loro rischi sistemici di potenziale insolvibilità e il mondo della decentralized finance, che poi tanto decentralized non è, visto che si svolge in gran parte su piattaforme centralizzate con tanto di amministratori delegati. Per il resto, in Europa abbiamo la consultazione sui marketing crypto assets, che proprio nel 2022 potrebbe portare a una prima regolamentazione. Il quadro regolamentare quindi si chiarisce, questo favorisce l'affermarsi di player istituzionali rilevanti, e peraltro ormai che il mercato sia rilevante, lei citava la quotazione di Coinbase, che oggi vale circa 65 miliardi di dollari, quindi più della maggioranza dei gruppi bancari europei, oppure il lancio dell'ETF sul futures Bitcoin. Insomma, è evidente che il mondo fa parte del mondo finanziario tradizionale. Certamente negli Stati Uniti, probabilmente avverrà anche in Europa, e questo potrebbe essere uno dei driver di crescita più significativi per il 2022. A proposito di 2022, ancora volatilità, bruschi movimenti, o secondo lei si va verso una maggior stabilizzazione per quanto riguarda l'andamento di Bitcoin e il resto delle cripto? E tra l'altro c'è chi prevede sul mercato insomma una discesa del mondo cripto nei prossimi mesi, alla luce di fatto della stretta monetaria in arrivo con il tapering e quindi meno liquidità in circolazione. Condivide questo tipo di previsione, e poi in generale che 2022 sarà per il mondo cripto? Ma la volatilità continuerà perché è una componente intrinseca. Ricordiamoci che quando sui mercati domanda e offerta si incontrano per mettere a fuoco quello che è il fair value di un bene, se questo bene è controverso come Bitcoin, l'oro digitale o come le criptovalute, o addirittura come certe criptovalute, che poi insomma, parliamoci chiaramente, a parte 3 o 4 il resto è ciarpame tecnologico, è evidente che il processo di messa a fuoco non possa che essere volatile. La volatilità di Bitcoin è peraltro in linea con la volatilità di Amazon, di Apple, di Tesla, di Netflix, cioè degli asset che hanno performato meglio nell'ultimo decennio. La volatilità, ricordiamo che tutti i ritorni sono sempre la ricompensa di un rischio sostenuto, quindi non ci sono ritorni senza una corrispondente volatilità. Quello che vedremo probabilmente nel 2022, io non lo so perché non ho la sfera di cristallo, ma
non sono così sicuro che vedremo una riduzione dei valori delle cripto. Questo perché se è vero che c'è una parte di mercato che lo percepisce come un investimento altamente speculativo, e quindi tipicamente lo vediamo quando va giù tutto il comparto azionario, e nel brevissimo va giù anche Bitcoin e le cripto, in realtà c'è un'altra parte di mercato, tra cui il sottoscritto e alcuni investitori molto più importanti del sottoscritto, che lo vedono come bene rifugio e quindi in realtà ritracciamento dei corsi per entrare. Ma l'abbiamo già visto quest'anno. Dopo l'all time high di 65.000 dollari, Bitcoin ha avuto sì uno dei suoi storici drawdown di più del 50%, è sceso fino a 30.000 dollari, ma poi è risalito a 69. Questo è un fenomeno nuovo. Questo dice che mentre negli anni scorsi, dopo un all time high, dopo un record di prezzo, c'erano tipicamente un paio d'anni di freddezza, e qui abbiamo visto che i livelli sono sostenuti e mantenuti da una domanda che è costante. E ritorno sulla mia ultima osservazione: se dovessimo vedere, come credo, uno sdoganamento dell'asset class anche in Europa, questo comporterà ancora l'ingresso di volumi molto significativi. Insomma, in sostanza, io resto bullish sul fenomeno. Ecco, un panorama che però diventa sempre più affollato, lo vedevamo anche banalmente prendendo le 5 cripto a maggior capitalizzazione di mercato nel precedente grafico con il bilancio del 2021. È positivo, questo affollamento o è negativo, visto che lei ha già definito, insomma, ciarpame tecnologico molte di queste, immagino? E, se le chiedessi, insomma, per chi vuole investire una parte, insomma, di risorse in cripto, quale scegliere? Resta ancora la regina il Bitcoin? Ma Bitcoin resta senza dubbio la regina, sia per capitalizzazione di mercato che per network effect, per storia. Bitcoin ha 13 anni di funzionalità provate, e che anche per semplicità, direi, concettuale. Cioè, Bitcoin vuole essere un equivalente digitale dell'oro, quindi un bene digitale per la prima volta nella storia trasferibile, ma non duplicabile, quindi scarso. Così come l'oro fisico è stato rilevante nella storia della civilizzazione, della moneta, della finanza, così potrebbe esserlo Bitcoin nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta, della finanza. Delle migliaia, se non decine di migliaia di cloni di Bitcoin, ripeto, il 99,9% sono ciarpame, ma è chiaro che invece ci sono alcuni rilevanti come Ethereum o i cloni di Ethereum come Cardano, Solana, Polkadot. In quei casi lì abbiamo in realtà piattaforme che si differenziano da Bitcoin perché non puntano tanto o solo, almeno sulla scarsità, esigenza perfettamente soddisfatta già da Bitcoin, quanto sul fatto di essere piattaforme in cui si possono fare degli scambi, cioè implementare quel pattern del commercio internazionale che si chiama delivery versus payment, cioè consegnare un bene a fronte di un pagamento. Quali sono i beni consegnabili sulle piattaforme come Ethereum, per esempio? Sono i non fungible token, no? Queste rappresentazioni di opere d'arte. Da questo punto di vista io ho un qualche scetticismo perché gli smart asset, cioè questi beni digitali che si possono comprare su queste piattaforme, per ora non sembrano straordinariamente interessanti, o quando lo sono, è il caso della decentralized finance, rischiano di essere un po' la versione corsara o adolescenziale del mondo della finanza, e quindi c'è qualche perplessità. È indubbio però che sono piattaforme che offrono qualcosa di diverso rispetto a Bitcoin, e il mercato sembra apprezzarle nonostante una, direi, limitata solidità tecnologica. Ecco, quindi sicuramente Bitcoin è robustissimo, Ethereum per esempio lo è molto meno, ma il mercato non sembra dare peso a queste osservazioni di tipo tecnologico. Vedremo nel lungo periodo che cosa resterà sostenibile. Proprio a proposito di NFT, il 2021 è stato infatti anche l'anno del boom dei non fungible token. Le chiedo se secondo lei è una bolla o si tratta invece di un mercato destinato a crescere. Ho letto un dato che mi ha molto colpito perché tra il secondo e il terzo trimestre le vendite di NFT sono cresciute del 700%. Sì, ma guardi che se io emetto dei disegni di mio nipote e poi li compro io a Certo. prezzi altissimi, non conta molto. No, allora, qui gli ascoltatori chiediamogli un momento solo di fatica. Cos'è un NFT?
Un NFT è sostanzialmente un puntatore, cioè un identificativo univoco che rimanda un'opera d'arte digitale, ma in generale rimanda un artefatto digitale. Se io compro un NFT, ho comprato qualcosa che rimanda a un artefatto digitale, ma non è quell'artefatto digitale, non mi dà diritti su quell'artefatto digitale. E allora cosa ho comprato? Io amo chiamarli vanity badge, cioè le spillette che uno si appunta sulla giacca. È chiaro che in un metaverso, non potendo avere un Van Gogh, io magari vorrò appunto qualcosa che punti, che indichi a un Van Gogh, e questo potrebbe avere un valore sociale. Mi dicono che in certi metaversi magari uno abbiglia il suo avatar con un maglioncino di Armani, qualche stilista. Non voglio sottovalutare il fenomeno, perché è un fenomeno peraltro che proviene dal mondo del gaming, che lo conosce già da un decennio, no? Dove con dei gettoni digitali, guarda caso, degli artefatti come fossero Ether o piattaforme Ethereum, si possono comprare armi, gioielli, trucchi, vestiario, no? Per il proprio avatar che si muove in un videogame che è un mondo digitale, che è un metaverso. Quindi magari avranno ancora una crescita molto importante. Io fatico a credere che possa essere così sistemicamente rilevante a queste quotazioni. Ritornerà probabilmente nell'ambito videoludico o comunque di social networking da metaverso. Stiamo raccontando invece un tema che in realtà, voglio sapere da lei, tocca da vicino il mining, perché con la crisi energetica in corso, soprattutto in Europa, la domanda è se si rischia di fermare il mining e poi ancora, ovviamente il 2022 sarà l'anno verosimilmente di una transizione ancora più prepotente in arrivo ed è difficile forse pensare ad un mining verde, mi corregga però se sbaglio. È difficile pensarlo per ora. Allora, Ethereum ad esempio promette questa famosa proof of stake che dovrebbe rendere sostanzialmente non energivoro il network Ethereum. Lo promette per carità da 7 anni e continua a rimandare la promessa. Adesso proprio a novembre, che doveva essere la data di messa in produzione di questo sviluppo, è stato rimandato ancora a giugno 2022. Io sono scettico che lo vedremo. Il mining è per certi aspetti intrinsecamente energivoro, ma così come è energivoro l'air conditioning, il condizionamento, il riscaldamento o il tenere accesi i nostri elettrodomestici, i nostri frigoriferi, i nostri televisori. C'è una specie di pregiudizio ideologico per cui si ritiene che siccome Bitcoin e le cripto sarebbero un po' una truffa, qualcosa di poco essenziale, quel consumo energetico sia uno spreco. In realtà è un consumo energetico perfettamente proporzionato alla rilevanza economica del fenomeno. Certamente, come tutti i fenomeni economici, in questo momento avvertono fortissimamente la pressione a utilizzare energie rinnovabili, ma non è un problema del mining di Bitcoin, è un problema di tutta la nostra società attuale, quello di andare verso energie verdi e verso energie rinnovabili. Concludo con un'osservazione un po' provocatoria. Noi non possiamo sperare di consumare meno, perché il prodotto interno lordo di qualunque paese è positivamente correlato con i consumi energetici. Noi dobbiamo sperare, anzi chiedere, anzi lavorare per consumare meglio, cioè per poter consumare energie rinnovabili, sostenibili. Tutto sommato il sole è una stella che dà energia da milioni di anni alla nostra sistema solare e non pare abbia intenzione di spegnersi presto, quindi dovremo evidentemente imparare a usare meglio quell'energia o l'energia nucleare, che è un altro tabù, ma che dovremo affrontare. La cosa interessante di Bitcoin è che si tratti della frontiera dell'ingegneria monetaria, che si tratti della stabilità monetaria internazionale, che si tratti della sicurezza o che si tratti del problema energetico, si colloca sempre al crocevia di tutti i punti di dibattito più drammatici per la nostra società, il che dimostra di nuovo la sua rilevanza culturale, intellettuale, prima ancora che economica, direi quasi. Grazie professore per essere stato con noi, molto chiaro come sempre, Ferdinando Ametrano, amministratore delegato di CECSIG e professore alla Bicocca, grazie. Grazie a lei e agli ascoltatori, buona giornata e buon anno nuovo. Buon anno nuovo anche a lei, grazie professore. È tutto per il nostro Outlook dedicato al mondo delle criptovalute, restate con noi. Dubai Wave, l'Expo 2020.